basta, Signore, tu cammini con noi, ci parli di te, per noi spezzi il pane, ti riconosciamo, il cuore arde, sei tu, noi il tuo popolo, siamo qui, siamo come terra ed argilla, e la tua parola ci plasmerà, brace pronta per la scintilla, il tuo spirito soffierà, ci infiammerà. Veniamo da te, chiamati per nome, che festa, Signore, tu cammini con noi, ci parli di te, per noi spezzi il pane, ti riconosciamo, il cuore arde, sei tu, noi il tuo popolo, siamo qui. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Iniziamo la celebrazione dell'Eucarestia, che è il memoriale della Pasqua del Signore, accogliendo la sua misericordia. Davanti a Lui riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà.
Preghiamo. Signore Dio nostro, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati a una speranza viva, accresci in noi la fede nel Cristo risorto, perché credendo in Lui abbiamo la vita nel Suo nome. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi come mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinata a perire e tuttavia purificata con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore», ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto,
tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Questa seconda domenica di Pasqua, San Giovanni Paolo II ha voluto che fosse dedicata alla Divina Misericordia, perché al centro di questa domenica c'è l'esperienza grande della misericordia del Signore che porta la vita dove c'è la morte, l'esperienza dell'incontro con il risorto e l'esperienza di una grazia che rimette in piedi la vita dei discepoli. Dove c'è la misericordia è vinto il male e si aprono prospettive di luce. Diceva San Giovanni Paolo II che Dio ha posto un limite al male proprio attraverso la misericordia, un male che si consolida, si struttura, va avanti se non c'è qualcosa che lo ferma. Come si può fermare l'esperienza del male nel cuore di una persona? Normalmente quando una persona riceve il male, istintivamente è portata a rispondere al male col male. E se non trova dentro di sé delle ragioni per fare il contrario, continua ad andare avanti. E il male si struttura e genera violenza, divisione, conflitto, guerra. È molto facile bloccare una persona. Normalmente, se una persona sbaglia, attraverso la giustizia umana viene bloccata la persona e la persona è messa nelle condizioni di non muoversi, di non poter operare. Il problema più grande è fermare il male dentro la persona, perché una persona che è dentro una struttura non si muove. Ma com'è possibile bloccare il male nel cuore di una persona? La misericordia di Dio opera questa grazia, poter vincere il male lì dove il male nasce, viene generato nel cuore dell'uomo. Dice Gesù che è dal cuore che esce il male. E allora la misericordia raggiunge la persona proprio lì dove il male nasce, perché possa diventare sorgente di bene quel cuore. E i discepoli, abbiamo ascoltato, si trovano nel cenacolo dopo la risurrezione di Cristo prigionieri della paura, dell'angoscia, della tristezza. Erano in quel luogo chiusi come in un sepolcro, per la paura di morire, per la paura di fare la stessa fine del loro maestro. E il Signore li raggiunge in questa condizione di grande amarezza, di grande vuoto, di grande paura, con la grazia della sua misericordia. La prima parola che Gesù dice ai discepoli prigionieri della paura, della tristezza, dell'angoscia: pace a voi. L'esperienza della misericordia di Dio è l'esperienza di una pace profonda, di una riconciliazione profonda con la storia. I discepoli erano consapevoli di aver abbandonato il Signore nel momento della croce, del dolore. Si portano dentro non solo la paura di morire, ma anche la consapevolezza di aver abbandonato il loro Maestro. E il Signore con quella visita li rigenera vita nuova. Diceva il Vangelo che i discepoli gioirono al vedere il Signore. Fanno Pasqua, erano nella tristezza, incontrando il risorto, incontrano la misericordia al vivo. Fanno un'esperienza di rinascita. Sappiamo che la parola misericordia in ebraico fa riferimento all'utero materno.
Lì dove una persona riceve la misericordia è come se rinascesse a vita nuova, ritrovasse dentro di sé nuove motivazioni, nuove ragioni per essere veramente costruttrici della pace. E abbiamo ascoltato nel Vangelo che il giorno in cui il Signore si presenta ai discepoli non c'era Tommaso. Tommaso che viene presentato come il discepolo incredulo, quando gli altri gli dicono che hanno incontrato il risorto, e colui dice: se io non metto le mie mani nel posto dei chiodi, se non metto la mia mano nel fianco del... io non credo, non credo. Tommaso ha visto il Signore mentre lo inchiodavano, ha visto mentre mettevano una lancia nel suo costato. Si porta dentro un'esperienza terribile di sofferenza. Se io non metto le mie mani nel crocifisso, io non credo. E il Signore si prende cura della sua incredulità. Il Signore che non ci giudica nei nostri dubbi, nella nostra incredulità, ma ci aiuta a superarla. Attraverso la misericordia anche Tommaso vive la Pasqua, passa dalla sua incredulità a un'esperienza di fede profonda. Dice delle parole che sono il contenuto della professione più alta che si trova nel Vangelo: mio Signore e mio Dio. Fa esperienza di un amore che lo fa rinascere a vita nuova, che gli permette veramente di testimoniare il Signore per le vie del mondo. Conosce quella misericordia che, diceva San Pietro nella seconda lettura, genera una speranza viva, apre il futuro. E questi discepoli prigionieri dentro il sepolcro partono per annunciare il Vangelo in tutte le parti del mondo. Se noi qui questa sera stiamo celebrando l'Eucarestia, è per questo evento che ha messo in moto tutta la Chiesa, la nostra vita cristiana. E allora benediciamo il Signore e chiediamo che possiamo, come diceva Papa Francesco nell'anno della misericordia, essere misericordiosi come il Padre, che la misericordia che abbiamo ricevuto in Cristo noi possiamo donarla per diventare in questo mondo segnato anche da conflitti, da odio, da violenza, strumenti del Signore, operatori di pace. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio,
con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Preghiamo. Fratelli e sorelle, sia benedetto Dio che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione del suo Figlio per una speranza viva. Rivolgiamo a Lui la nostra supplica perché tutta la terra possa raccogliere il frutto della Pasqua. Diciamo insieme: Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Per il popolo cristiano, convocato nel giorno del Signore, Pasqua della settimana, celebrando nella gioia e nell'unità il memoriale eucaristico, manifesti a tutti la presenza di Gesù risorto. Preghiamo. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Per i nuovi battezzati, accolti dalla comunità, crescano nell'ascolto della parola, nella preghiera assidua e nella carità operosa. Preghiamo. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Per i popoli della terra, il dono della pace, frutto della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, raggiunga il cuore di ogni uomo e ciascuno sperimenti tempi di giustizia e di amore. Preghiamo. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Per il cristiano che dubita, l'incredulo che vorrebbe credere, e quanti cercano con amore la verità, illuminati dalla grazia pasquale, riconoscano che non vi è altro nome al di fuori di Gesù Cristo, in cui essere salvi. Preghiamo. Dio della misericordia e della pace, ascoltaci. Per noi che celebriamo con fede i giorni santi della Pasqua, rinnovati dalla grazia dei sacramenti, possiamo custodire la veste candida del battesimo fino al termine del nostro pellegrinaggio terreno. Preghiamo. Dio di misericordia, ascolta. O Dio nostro Padre, principio e fonte di ogni dono, lo Spirito del tuo Figlio risorto ci introduca nella pienezza del mistero pasquale, perché in gesti e parole ne diventiamo gioiosi testimoni. Per Cristo nostro Signore. Prendevi un giorno, lo spezzavi.
un sacrificio gradito a te, sacrificio gradito a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo, tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio
per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo, Signore, nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Michele, Lina, Gaetano, Giuseppina, Giuseppe, Rosaria, Mariuccia e Franco, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito del Signore risorto e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore risorto sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per sempre.
per sempre che ci hai ridonato la vita. Preghiamo. Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto sia sempre operante nei nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Ricordo che lunedì siamo lieti di accogliere Don Pino Caiazzo, che presiederà l'Eucarestia alle 18:30 con un gruppo di sacerdoti della diocesi di Tricarico, che è la sua nuova diocesi. E poi mercoledì alle 19:30 faremo l'incontro con i genitori dei ragazzi che quest'anno riceveranno la prima comunione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace, alleluia, alleluia. Grazie a Dio, alleluia, alleluia. Sei sceso dalla tua immensità, il nostro aiuto. Misericordia scorre da te sopra tutti noi. Persi in un mondo d'oscurità, lì tu ci trovi, nelle tue braccia ci stringi e poi